Allora, spieghiamo cosa c'è dietro l'esposizione della bandiera rossa, perché lo si fa, chi lo decide? Beh, la bandiera rossa è un segnale importante che purtroppo, inizio con un purtroppo, non tutti ne conoscono il significato preciso della bandiera rossa. È una tutela per tutti, è una forma preventiva che sta ad indicare delle condizioni meteo marine sfavorevoli. Cosa significa? Se il mare è agitato o le condizioni meteo semplicemente non lo permettono, il bagnino di salvataggio la issa, quindi issa la bandiera rossa. E per cui la gente non dovrebbe entrare in acqua con bandiera rossa. Perché non dovrebbe entrare in acqua? Perché mette a repentaglio non solo la propria vita, ma soprattutto mette a repentaglio la vita del bagnino di salvataggio. Chi decide di issare la bandiera rossa? È in mano al bagnino di salvataggio, è lui il responsabile della sicurezza, è lui che valuta le condizioni del mare costantemente tutta la giornata, perché potrebbe iniziare una giornata bellissima di sole con assenza di vento e magari nell'evolversi della giornata potrebbero peggiorare le condizioni meteomarine, e quindi il bagnino decide lui se issarla o meno la bandiera rossa. L'orientamento deve essere quello proprio di un'interfaccia, il bagnino è un'interfaccia con l'utenza, il bagnino deve parlare di più. Adesso mi rivolgo a tutti i bagnini di salvataggio, assistenti bagnanti, e non state solo sulla torretta, sul pattino, dialogate con le persone, informate le persone, perché il bagnino di salvataggio è un professionista che conosce la sua morfologia, il suo settore di sorveglianza e conosce anche le conseguenze delle azioni meteo. Questa parte qui dell'Adriatico è fortemente battuta da correnti, sia di litoranea che di risacca, quindi la gente ignora questo movimento contrario alla costa, quindi che va esattamente all'opposto, e quindi si mette nei guai, perché semplicemente non ne conosce l'esistenza. Le persone annegano perché non sanno, non conoscono i pericoli. Ok, la cultura, la prevenzione va bene, però a vostro modo di pensare, per salvaguardare anche la vita di chi è costretto, tra virgolette, per scelta e per professione, a doversi buttare a mare nonostante la bandiera rossa, perché qualcuno ha ignorato questo consiglio, ci potrebbe essere un modo un po' più, non dico coercitivo, però perlomeno un po' più sanzionatorio, insomma un po' più per viaggiare su due binari, no? Cioè la cultura e l'avvertimento e la conoscenza da un lato, però bisogna anche salvaguardare la loro vita in un certo qual modo. Sto apprendendo, grazie all'informazione della stampa in questi giorni, anche del tragico evento, una proposta delle varie associazioni di categorie che vorrebbero dare più potere al bagnino di salvataggio. Sì, diamolo il potere al bagnino di salvataggio, ma non caricarmelo troppo di responsabilità, neanche troppe il bagnino di salvataggio, fin troppe. Quindi godiamoci questa bella estate, queste belle spiagge di Fano, ma senza più morti. Quindi noi chiediamo aiuto a tutti i bagnanti di rispettare le norme e di rispettare i consigli, di accogliere, o meglio, i consigli del bagnino di salvataggio, perché il bagnino di salvataggio, quando parla per la sicurezza dei bagnanti.